Sarà una grande manifestazione. Grazie. Susanna Camusso e la CGIL si preparano alla calda giornata romana del 25 ottobre. Lo fanno anche con un incontro tenutosi a Cosenza. Presenti le delegazioni sindacali calabresi e lombarde. La Camusso picchia duro contro la legge di stabilità. Ci pare un'impostazione che non preveda investimenti e soprattutto che non abbia un'idea di come creare occupazione e quindi mi pare che non risponda alla vera emergenza del Paese, che è quella di creare lavoro e di dare risposte alla disoccupazione. Sull'abolizione dell'articolo 18 la musica non cambia. Tutto c'è di sbagliato nell'abolizione, perché è un principio di civiltà quello che se si interrompe un rapporto di lavoro ci sia un giustificato motivo. Toglierlo vuol dire semplicemente dire che un'impresa può fare quello che vuole dei lavoratori e li tratta come una merce. Il sistema delle tutele dei lavoratori deve comunque cambiare. Abbiamo detto che bisogna costruire un sistema su due pilastri, uno che sia la cassa integrazione universale anche per quei settori e quelle dimensioni di impresa che non ce l'hanno, e l'altra l'indennità di disoccupazione che sia estesa a tutte le forme contrattuali. Quello che vediamo fino ad ora è che non c'è l'estensione della cassa integrazione, anzi c'è una riduzione della cassa integrazione oggi esistente, e il massimo che prevede il Job Act è l'estensione ai contratti di collaborazione, che c'era peraltro già sotto forma di una tantum, quindi in realtà non siamo di fronte a quell'universalità degli ammortizzatori che era stata promessa. E il TFR in busta paga per la leader della CGIL deve essere una scelta volontaria. È una scelta che deve essere volontaria del lavoratore. Da quello che abbiamo finora capito sulla manovra sarà una perdita per i lavoratori, perché perdono la tassazione separata e quindi gli determina un incremento della tassazione, non una riduzione. Susanna Camusso ripropone l'idea di una tassa patrimoniale. Ma noi abbiamo detto in tante occasioni che il tema non è le regole, il tema è come tu lavori per costruire concretamente offerte di lavoro e posti di lavoro. Noi abbiamo detto che si può fare una cosa che esiste in tutto il resto d'Europa, una patrimoniale sulle grandi ricchezze, e destinare quelle risorse a un piano per l'impiego, in cui pare che si possa fare un elenco lunghissimo di cose essenziali per il nostro paese e che potrebbero impiegare moltissime persone. Attenzione poi alla problematica degli ammortizzatori sociali. Mi pare che il governo continui ad avere l'intenzione di ridurre le risorse degli ammortizzatori in deroga, che non si ponga il problema di come si stabilizzano e si trasformano le forme precedenti, perché tutti gli interventi che ci sono stati in questo periodo sono stati interventi che hanno tagliato risorse, non che hanno provato a risolvere il problema. E di nuovo torniamo al vero problema che c'è: o si crea lavoro oppure continuiamo ad avere tante diversità e soprattutto tante incertezze sul futuro. Infine, quale Calabria ha trovato Susanna Camusso? Purtroppo la Calabria che sappiamo, quella in cui da troppo tempo non ci sono investimenti, in cui il lavoro manca, il poco che c'è spesso è in difficoltà, e soprattutto una regione che, come tanta parte del Mezzogiorno, si sente abbandonata dalle politiche del governo.